Draga prieteni mei, benvenuti. Io sono Vadim, custode di segreti e tessitore di storie. E sono giunto al vostro cospetto con la mia umile carovana da terre lontane ed innominabili. Un'oscura forza potente mi ha condotto qua da voi. Una forza talmente potente da essere terribilmente spaventosa. La paura. In questo mio libro ho raccolto tutta la storia del mondo, del suo inizio, della sua fine. La sua paura. E anche voi, se siete giunti al mio cospetto, vuol dire che come me un tempo ne siete attratti e volete che vi racconti qualcosa dal mio libro, perché sapete, qua dentro ce n'è raccolta tanta di paura. Beh, cercherò di accontentarvi. Dunque, che cosa sappiamo sulla paura? La paura è un sentimento forte, certo, ma che può essere controllato ed usato per fini malvagi. Ma se fosse essa a cogliervi di sorpresa quando più siete vulnerabili e meno ve lo aspettate, riuscireste a combatterla e controllarla con la stessa lucidità e fermezza? Mettetevi comodi, prieteni miei, che adesso cominciamo. Vuoi che ti racconti che cos'è la vera paura? L'altra notte mi è successa una cosa terrificante. Stavo dormendo, era notte inoltrata. Improvvisamente apro gli occhi e in fondo al letto vedo quella che mi sembrava una figura umanoide in piedi davanti a me. Ricordo la sensazione di disagio che provai in quel momento. Avevo appena aperto gli occhi e non riuscivo a distinguere bene i lineamenti, quindi poteva anche essere frutto della mia immaginazione. Era oltretutto anche buio e l'unica fonte di illuminazione era la pallida luce della luna che filtrava dalla finestra. Ma letteralmente alcuni istanti dopo, quando riuscii a dare forma definita a quello che mi si presentava davanti, il cuore mi salta un battito. Era un uomo. Dai lineamenti irregolari. Era umano, riuscivo a dedurlo, ma il mio cervello cercava di convincermi del contrario. Non mi stava osservando, era semplicemente seduto in fondo al letto con la faccia rivolta verso di me, con i suoi occhi chiusi. Raggelai quando quell'essere aprì gli occhi, rivelando a me due enormi iridi bianco accecanti. I suoi occhi, quella luce, mi scrutava dentro l'anima, sentivo che stava per succedermi qualcosa di orribile. Volevo scappare, ma non potevo. Volevo gridare, ma non potevo. Volevo muovermi, ma non potevo. E lui continuava a fissarmi con quei suoi occhi bianchi accecanti. Riuscivo a sentire soltanto i battiti del mio cuore, nessun altro rumore. Mi stava fissando ormai da diversi minuti ed io non sapevo quali erano le sue reali intenzioni. Forse proprio il fatto che lui non si stesse muovendo era in sé la cosa più destabilizzante di tutte, perché non capivo le sue reali intenzioni. Mi aggrappavo ad ogni singolo secondo, ripetendo a me stesso: ora mi uccide, ora mi uccide. Poi, improvvisamente, con una forza dirompente che Dio sa solo da dove mi era uscita, riesco a muovermi. E tutto, come era nato, muore, sparendo in una nuvola di fumo. E la vuoi sapere la cosa più terrificante di tutte qual è?
e che mi capita ogni singola notte. Essere svegli in un incubo è quella che si può definire una delle esperienze più terrificanti in assoluto. Da sempre, gli incubi sono esperienze oniriche che rispecchiano le nostre più recondite paure, le nostre insicurezze, i nostri timori. Ne abbiamo timore perché vogliamo confrontarci con essi, perché siamo in un contesto di totale vulnerabilità dal momento in cui andiamo a dormire. La possibilità di avere un incubo è, forse, consentitemi, l'unica nota negativa del coricarsi per fare un buon sonno ristoratore e perdersi nell'onirico mondo dei sogni. Sapendo che l'incubo non è altro, come precedentemente detto, la manifestazione delle nostre più recondite paure, mutate, rimodellate dal nostro cervello, quanto può essere spaventoso ritrovarsi svegli in uno di essi. Ecco, questa condizione, poi, esiste e non è così rara. Si chiama per l'appunto la paralisi del sonno ed è un'esperienza spaventosa, ma assai più comune di quanto si credeva. Chi l'ha provata non la dimentica. Durante il sonno ci si ritrova all'improvviso svegli, ma come paralizzati, con la sensazione di una minacciosa presenza estranea incombente su di noi, addirittura forse proprio per farci del male. Ma che cos'è esattamente la paralisi del sonno? E come funziona? Ok, sfatiamo subito un falso mito, dicendovi che no, non c'è niente di esoterico e paranormale in esso, e voi direte giustamente: ma allora perché ce ne parli? Perché forse la condizione in sé, non rientrando nei canoni dell'inspiegabile, la rende forse ancora più inquietante, perché può succedere a chiunque, perfino a me e a te che stai ascoltando, a tutti voi, in qualsiasi notte. Di conseguenza, che cos'è la paralisi del sonno? Beh, non è altro che un malfunzionamento, se così lo vogliamo chiamare, del nostro cervello. Quando dormiamo, specie quando entriamo nella fase più vivida del sonno, ovvero la fase REM, il nostro corpo si trova in una condizione particolare. I nostri occhi si muovono, ma il corpo è immobile, con i muscoli come paralizzati, per un meccanismo fisiologico. A volte però, per un semplice caso di, chiamiamola, mancata sincronia, capita che il risveglio non coincida con la fase in cui i muscoli hanno ripreso il loro tono, lasciandoci sì coscienti, ma incapaci di muoverci per quelli che sembrano veri e propri minuti, ma che in realtà non sono solo che pochi secondi. In quasi tutti i casi, questa condizione mentale provoca delle allucinazioni, quasi sempre avvertite come visioni o sensazioni paurose. Per farla breve, come se l'incubo che voi stavate avendo stesse lentamente, molto lentamente, svanendo davanti ai vostri occhi. Perciò nessun demone, spirito o entità, soltanto il terrore. E il terrore, infatti, è l'elemento centrale di questa esperienza, probabilmente causato da una iperattivazione dell'amigdala, la parte cerebrale responsabile dei meccanismi di ansia e paura. Questa condizione oggi è facilmente spiegabile scientificamente parlando, ma in passato era associata all'influenza del maligno. Si riteneva infatti che chi avesse sofferto di paralisi del sonno e che lo avesse stupidamente in seguito raccontato fosse stato toccato da un'entità malevola e di conseguenza andava subito, nei casi, credetemi, più clementi, esorcizzato. Tuttavia, non tutto il male sembrerebbe venir per nuocere. Nel suo essere terrorizzante, la paralisi del sonno può anche avere dei lati positivi, se così li vogliamo chiamare. Jorge Conesa Sevilla, uno psicologo, ha scritto un trattato in merito illustrando alcune tecniche per evitare il panico per chi dovesse venirne vittima e per sfruttare questa terrificante esperienza come via d'accesso ad un'altra singolare esperienza, però molto più positiva, quella dei sogni lucidi, ovvero lo stato in cui si prende consapevolezza di star sognando e, a quanto pare, si riescono a indirizzare i contenuti dei sogni
assumendone il pieno controllo. Una gigantesca playroom. Ma esattamente come per i sogni lucidi, un buon metodo per uscire dalla paralisi del sonno sembrerebbe quello di riuscire a rendersi conto di essere in un sogno, in modo da far sì che il nostro cervello si riassesti e ti ridia il più completo controllo della situazione, risvegliandosi così da questa terrificante esperienza. Il tempo a nostra disposizione, prietemi mei, è giunto al termine. Ma vi prego, prima di uscire dalla mia caravana, lasciate un segno della vostra presenza cliccando sul pulsante rosso qua in basso. Ah, e una piccola sorpresa per voi nell'uscire da mia carovana. Non lasciatevi spaventare se vedrete dei disegni di demoni, ma questi non sono altro che rappresentazioni oniriche di artisti affetti da paralisi del sonno. Beh, se tra di voi ci dovesse essere qualcuno affetto da questa condizione e se ne vergogna, beh, sappiate che non siete più da soli. Prieteni mei, buonanotte.